A ridosso della riviera romagnola esiste un territorio collinare costellato di antichi borghi e rocche medievali, intorno a cui prospera un'agricoltura raffinata con vaste coltivazioni a frutteto e vigneti e una spiccata propensione enogastronomica. Lo spumone è quello che volgarmente viene chiamato tufo romagnolo. Qui noi non abbiamo vulcani, perché tutto il nostro territorio è invece di origine di sedimentazioni marine. Però abbiamo delle vene di sabbia, che sono le sabbie gialle del Quaternario, che partono da Imola e arrivano poi a Galeata e fino a Castrocaro, fin qui a Meldola, e hanno la caratteristica del tufo, questa roccia. Che è importante anche per il vino, dopo ne parleremo. Esatto. E quella va raccontata. Anche perché Albana non deriva dalla parola latina bianco. Albus, albi, non so se Albina. Ecco, quindi da questa parola qui, no? Quindi i romani a Forlì Pop, se vi porto, giusto per fare, se vi porto a vedere il museo archeologico, sì, ci sono delle anfore, sono le nostre. Circoscritta fra i comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Predappio e Castrocaro Terme, quest'area ostenta una campagna curata a somiglianza della campagna toscana. Borghi medievali con una significativa tendenza all'ospitalità. Una cucina regionale gustosa e raffinata e cantine vinicole che non sfigurano di fronte alle gîte e all'hôtellerie de charme collegate alle più rinomate etichette francesi. In effetti, qui il Sangiovese e l'Albana, vitigno quest'ultimo che si evidenzia per gli zuccheri, ovvero per il grado alcolico elevato, per acidità e aromaticità, si dividono in sottozone a seconda del comune in cui si trova la vigna. L'acqua solfurea esce dallo spungone spinta dall'acqua piovana. Però nel 2010, quando facemmo lo studio, l'acqua piovana che spingeva fuori l'acqua termale era di 200 anni prima. Quella che cade oggi uscirà fra 200 anni. Questo sta a dire una complessità di concamerazioni, di buchi, di architettura del sottosuolo che passa dall'oceano sasso spungone e sopra l'argilla. Dalla parte di qua, argilla al 100%, più o meno alta sopra il sasso spungone. Dalla parte di là, un'argilla con altre caratteristiche, ferrosa, invece di qua è azzurra color cobalto, con altri aspetti. In Romagna oggi ci sono 16 sottozone, erano 12 fino a 2 anni fa, che differenziano soprattutto il Sangiovese. Il picco qualitativo del Sangiovese è diviso in 16 sottozone, una di queste è Bettino, poi noi andremo a Predappio, che è una sottozona, andremo a Castrocaro, che è una sottozona, 3 sottozone del Sangiovese. L'ospitalità, inscritta nel DNA di Bertinoro, è rappresentata in piazza da una colonna con 12 anelli. La storia tramanda che i cittadini delle famiglie più illustri si contendessero i viandanti di passaggio in cerca di un rifugio per la notte. Per evitare discussioni su chi fosse legittimato a ospitare, fu orchestrato questo stratagemma. Lo straniero che avesse legato il proprio cavallo all'anello che si sapeva corrispondente a una data famiglia sarebbe stato ospitato per la notte in quella casa. È un vitigno che viene molto più su toni aromatici, un vino che ha quasi da sui fiori nel tema della rosa, della viola, petalo di rosa. Sulla ciliegia, sulla marasca, sulla ciliegia fresca, sul lampone, e anche di toni un po' speziati, di pepe rosa, leggermente piccanti, insomma, e anche al palato è un vino meno strutturato, con meno struttura tannica, è un vino che viaggia più su dei toni di succo, mineralità, quindi ciliegia, torna questo pepe, questa spezia, è un po' strutturalmente più verso questo succo, questa aroma, questa cosa, più verso un vino nero rispetto a un Sangiovese come matrice, ma anche dei toni speziati un po' da Syrah, come genere, insomma.
questo può dare una collocazione. Per punire la città che si era appunto spostata verso il mondo ghibellino, verso i ghibellini, chiamò questo generale cardinale della Spagna, che si chiamava Albornoz, che arrivò e distrusse la cattedrale. Atterrò la cattedrale nel 1361 e al posto della cattedrale fece realizzare un posto di guardia, si chiamava Fortezza Salvaterra, e appunto venne apposta qui lungo la via Emilia, che in realtà correva qui di fianco questo palazzo della Cassa di Risparmio, una via della Emilia antica, passava proprio da quella strada lì, in realtà era un po' più bassa rispetto a quella odierna. Fece costruire appunto una fortezza che doveva controllare il passaggio. Questa è appunto la corte della Rocca, che viene utilizzato d'estate come cinema all'aperto, e dovete pensare questo spazio come in realtà all'interno della cattedrale. Infatti adesso si vedono male, ma quando facciamo due passi avanti si vedono meglio, sono ancora disegnati per terra le impostazioni delle colonne, perché questo qui era all'interno della chiesa. Gli arconi che sono nascosti dietro al palco erano l'ingresso della chiesa, erano le porte della chiesa, e dove adesso c'è questa scala antincendio, lì c'era di fatto l'altare, era la zona dell'altare. Intanto benvenuti in Casa Artusi, è il centro culturale dedicato alla cucina domestica italiana che si trova qui a Forlimpopoli, perché qui il 4 agosto del 1820 è nato Pellegrino Artusi, che è quell'uomo che vedete ritratto lì in quel quadro, un uomo borghese, un liberale di fine 800. Ci troviamo qui a Forlimpopoli perché questa è la sua città natale. Il centro culturale nasce nel 2007 a seguito proprio della volontà dello stesso Artusi, perché quando morirà a Firenze deciderà di lasciare tutta la sua eredità, non soltanto economica ma soprattutto culturale, alla città di Forlimpopoli, che quindi poi inizierà a utilizzare questa sua eredità, ripeto ancora una volta, soprattutto culturale, per la costituzione di questo luogo dedicato alla gastronomia. Si compone di diverse parti: la parte dedicata al sapere, dove ci troviamo adesso, la biblioteca gastronomica, e la parte del saper fare, con la parte pratica, nella nostra scuola di cucina, dove tra poco andremo. Costruita intorno all'anno 1000, la Rocca di Bertinoro è sede di un centro di alta formazione in collegamento con l'Alma Mater Studiorum. Si dicono i documenti che nel 1615, quindi in piena etapa riformistica, in pieno stato pontificio, fa realizzare a Corradino, pittore romano, ecco, non altrimenti documentato, un autore documentato, un pittore di maniera, un pittore comunque che in questo caso realizza un affresco a scialbo, commissiona lui, ecco, un ciclo sull'eremitaggio. Nei locali delle antiche carceri è ospitato un museo interreligioso dedicato alle tre religioni monoteiste. Questa ala del museo risale al 1100-1200 per desiderio e volontà del senatore Leonardo Melandri, che ha voluto creare qui praticamente un luogo di dialogo interreligioso tra le tre religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Nelle sue fondamenta è visibile una cisterna cinquecentesca per la raccolta dell'acqua piovana. Ma il pubblico che abita sulla riviera è lo stesso, sì, che viene qua? Stiamo riuscendo, in particolar modo dagli ultimi anni a questa parte, c'è un discreto passaggio di chi visita la riviera e però vuole anche conoscere un po' l'entroterra. Capita spesso che le persone che sono a distanza al mare, diciamo, vengano qua. Sì. Diciamo che è stato un percorso non così semplice. Non semplice, che continua a non esserlo. Sì. Però negli anni questa cosa piano piano è maturata. Sì. Un po' più sotto, Palazzo Ordelaffi, sede del Consiglio Comunale, si affaccia su Piazza della Libertà e sul celebre Balcone di Romagna, da cui si può spaziare con gli occhi fino alla riviera, distante 40 km. Dal balcone sottostante, alla Ca del Be, il tocco della campana dell'Albana dà il là all'inizio della vendemmia. Dallo stesso balcone si può ammirare l'abbazia delle Clarisse Francescane Missionarie del Santissimo Sacramento, un lindo monastero risalente al Medioevo, fondato dai frati camaldolesi nel XV secolo.
pubblico centrale che ha 19 camere e i principali servizi, il bistrò, il ristorante dedicato con il ristorante gourmet. Il bistrò è lì e il ristorante gourmet è qui. 19 camere, la spa, i principali servizi, abbiamo altre ville sparse nel vigneto per altre 20 camere, quindi un totale di 39 camere. E poi invece sotto, la parte che avete visto salendo, c'è il parcheggio, lì c'è l'osteria vera e propria, osteria proprio tipicamente romagnola, con piatti tipicamente romagnoli. Anche su. 110 ettari, di cui 65 coltivati a vigna, dedicati alla produzione biologica di 150.000 bottiglie di Sangiovese, la tenuta di Francesco Condello ha di fatto cambiato i connotati alla valle. Il visionario proprietario ha portato un angolo di Francia sulle colline di Predappio. Borgo Condé Wine Resort è un agriturismo diffuso che ha trasformato questa parte delle colline romagnole in un'opera d'arte ambientale. La determinazione, diciamo, più incisiva è quella che, nonostante tu hai 65 ettari di vigneto dove puoi produrre tranquillamente 1 milione di bottiglie, tu produci 150.000 bottiglie. Pur avendo a disposizione 65 ettari di vigna, quando nella pianura da Rimini a Piacenza è normale raccogliere 250 quintali di uva per ettaro, il borgo ne produce artigianalmente 25-30 quintali. La pieve di San Donato in Polenta deve la sua fama a Giosuè Carducci, il cui busto si trova nel giardino adiacente alla basilica. Il Vate rievoca in una lirica la visita di Dante Alighieri, ospite di Guido da Polenta. L'edificio è stato descritto la prima volta in un documento del 911. Ha una struttura a 3 navate, ma ha soli 2 spioventi del tetto, un abside maggiore affiancato da 2 minori e una torre campanaria ben proporzionata alle modeste dimensioni del tempio, con bifore sommitali ripartite da una singola colonnina di pietra. All'interno, le navate sono divise da 2 ordini di colonne, sormontate da capitelli diversi gli uni dagli altri. Al pari delle mura perimetrali, le colonne ostentano fasce di mattoni alternate a fasce di pietra, alla maniera pisana. Dal lato destro dell'altare, sopraelevato al termine di una breve scalinata, si scende alla cripta, illuminata da strette aperture laterali all'abside centrale. La cattedrale di Bertinoro è invece adiacente al palazzo comunale. Priva di una vera e propria facciata, il portone principale della chiesa dà su un passaggio pedonale che condivide con il potere amministrativo. E la cattedrale, che per antica e strana così storia, è mancante, come vedete, dalla facciata. Al vescovo Calligari di fine 500 fu promesso dal comune che sarebbe stata distrutta una parte del comune per realizzare il sagrato, e la facciata, promessa mai mantenuta. Ed ecco che, stranissimi, forse unici in Italia, la cattedrale di Santa Caterina, patrona di Bertinoro, antica cattedrale di una diocesi, quindi chiesa non certamente secondaria, e il comune sono uniti. Ecco, altro che Peppone Don Camillo, proprio.